Quarto punto all'ordine del giorno, IUC anno 2019, approvazione tariffe TARI, assessore Cimani. Dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di 1.926.382,86 ripartiti tra costi fissi, cioè quelli tassati in base ai metri quadri, di 1.053.140,23 e costi variabili 873.242,63. Io volevo rassicurare tutti che le agevolazioni individuate dall'articolo 42 del regolamento IUC sono finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel capitolo 2475.00 sgravi di tributi del bilancio 2019, che è un capitolo sufficientemente capiente e che conterrà tutte appunto le minori entrate relative appunto alle riduzioni tali che abbiamo poc'anzi deliberato. Detto questo, il sindaco ha anticipato, volevo rassicurare lo stesso il consiglio che quest'anno ci sarà una riduzione di circa il 2,77% delle tariffe TARI proprio in virtù del piano finanziario poc'anzi approvato. Allora, grazie assessore. E chi interviene? No, solo una cosa, cioè la precisazione che ha fatto l'assessore, cioè per quanto riguarda i fondi di bilancio per le agevolazioni IMU e TASI, non per quelle della TARI. Quelle per la TARI no. Infatti la differenza che prima anche il sindaco, non è la stessa cosa di pagano sempre i cittadini, perché poi con tutte le risorse che il comune ha a disposizione decide cosa farci, magari decide di agevolare qualcuno anziché un altro, oppure dico, lì all'interno della stessa tassa che va riequilibrato, perché il piano economico, la somma del piano economico finanziario si definisce con le tariffe che vengono fuori inserendo quel dato, quindi automaticamente vengono spalmate all'interno di quello. Sì, ma lei ha proposto addirittura però di estenderlo a no, guardi, signor quindi, sindaco, se siamo d'accordo, favorire certe misure parziali sindaco, che non va bene. Sindaco, mi scusi, sindaco, non è così. Come? Io ho fatto l'osservazione in merito a quello che dice lei sul reddito, sul limite ISEE, semplicemente per un motivo. Io ho detto, se voi decidete di agevolare una fascia di popolazione aumentando il limite del reddito ISEE, mi sembra più che giusto considerare anche situazioni che sono molto più svantaggiate rispetto a queste. Io quello ho detto, tant'è che poi un emendamento su quell'aspetto non l'ho proposto, quindi lei forse non mi ha seguito bene. Io l'ho detto nell'intervento facendo notare questa differenza, perché voi avete deciso di intervenire solo su una fascia di categorie deboli e io invece ho detto, secondo il mio punto di vista, se voi decidete di intervenire su quella categoria sarebbe molto più giusto aumentare il limite di ISEE a famiglie all'interno delle quali ci sono dei portatori di handicap. Questo ho detto e poi io l'emendamento non l'ho presentato, quindi non travisare ciò che io ho detto. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Allora possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 12 voti favorevoli e 4 astenuti
Approviamo il quarto punto all'ordine del giorno, votiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, con lo stesso numero approviamo anche l'immediata eseguibilità. Quinto punto all'ordine del giorno, IUC anno 2019, conferma aliquote IMU. L'assessore Cinalli. L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76%. I comuni possono aumentarlo o diminuirla fino a 0,3%. L'aliquota pertanto può oscillare da un minimo di 0,46 a un massimo di 1,06. Per le abitazioni principali non esenti, quindi a 1, a 8, a 9, l'aliquota è stabilita a 0,4 e i comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,2%. La legge di stabilità 2016 aveva stabilito che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria per gli anni 16, 17 e 18 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con leggi dello Stato rispetto al livello di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Oggi invece la legge di bilancio 2019 non dà una ulteriore proroga a questa sospensione. Pertanto i comuni possono alzare le aliquote fino al massimo previsto dalla legge. L'amministrazione tuttavia ritiene opportuno confermare le aliquote IMU per l'anno 2019. Chi interviene? Consigliere Pellegrini. Allora, condivido la scelta per quanto riguarda la conferma delle aliquote IMU e di non averle aumentate. Sarebbe stato veramente un'ulteriore mazzata per tutto il sistema economico e per tutti i cittadini. Ma su questo, e ripeto, si torna sempre al discorso, diciamo, su alcune scelte che qui c'è la possibilità di fare. Io, anziché lavorare sulla TARI per chi decidesse di aprire delle attività nel centro storico, si sarebbe potuto lavorare sul discorso dell'IMU. È vero, nel caso sia il proprietario ad aprire un'attività, gli si può riconoscere un'agevolazione e portarla al minimo di legge, che mi sembra che sia il 4,6, nel caso in cui sia un affittuario, anche lì, se c'è un accordo tra affittuario e proprietario su un canone d'affitto concordato, si può riconoscere questo tipo di agevolazione. Sarebbe molto più efficace, secondo il mio punto di vista, rispetto alla scelta che è stata fatta sul discorso della TARI, perché così si interviene su un qualche cosa che magari può agevolare, può calmierare i prezzi delle locazioni, si può lavorare su un discorso molto più ampio. Credo che questa sia una scelta che potrebbe, ripeto, su cui si potrebbe lavorare e magari riuscire a portare qualche risultato a casa. Per il resto sono favorevole alla scelta della conferma delle aliquote. Altri interventi? Per dichiarazione di voto? Allora, replica l'assessore Cinelli. Ringrazio il consigliere Pellegrini per l'osservazione. Infatti i miei uffici sono già stati hanno già avuto in partita, insomma, l'incarico di provvedere a iniziare a studiare questo tipo di questa possibilità ulteriore per l'IMU. Mi sembra di capire che possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, con 15 voti favorevoli e un astenuto, approviamo il quinto punto all'ordine del giorno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con lo stesso numero approviamo anche l'immediata eseguibilità. Sesto punto all'ordine del giorno, IUC anno 2019, conferma aliquote e tasi. Assessore Cinalli. Sì. Allora, anche qui cercherò di essere brevissima. Innanzitutto volevo precisare che in delibera il consigliere Fioriti trova tutte le individuazioni di servizio riferite alla TASI, quindi c'è l'elenco completo dei servizi che si riferiscono invisibili e cui si riferisce la TASI. Questo per rispondere al secondo punto all'ordine del giorno. La TASI è stata introdotta a decorrere dal 2014, quale imposta facente parte insieme alla IMU-TASI della IUC. Presupposto della TASI è possesso la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con l'esclusione delle abitazioni principali diversa da quella classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e dei terreni agricoli. Occorre precisare che l'abitazione principale è stata soggetta a stasi negli anni 14 e 15, mentre con la legge di stabilità 2016 ne ha previsto l'esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è sottratta sia dall'IMU sia dalla TASI. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, che è quella prevista per l'IMU, l'aliquota stabilita dal Comune per la particolare fattispecie. La legge di stabilità, come precedentemente detto, aveva stabilito che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 16, 17 e 18 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e degli addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Oggi invece la legge di bilancio appunto non dà più la proroga a questa sospensione, pertanto i comuni, in quanto stanno facendo, possono alzare le aliquote fino al massimo previsto dalla legge. L'amministrazione, anche per questo tipo di aliquota, ritiene opportuno confermare le aliquote TASI per l'anno 2019. Grazie assessore, ci sono interventi? Stesso intervento di prima, non lo ripeto, allora, per economia di tempo. Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Passiamo a questo punto, passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 15 voti favorevoli e un astenuto approviamo il sesto punto all'ordine del giorno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario, chi si astiene, con lo stesso numero approviamo l'immediata eseguibilità. Settimo punto all'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF anno 2019, conferma aliquote e limiti di esenzione. Assessore Cinelli. Comunque se usa sempre quel microfono è ok, eh? Meglio questo? Si sente mai. Sì, allora non era un problema di tono di voce, era un problema di microfono. Allora, l'addizionale comunale IRPEF. L'addizionale comunale IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta, sempre lo stesso anno, risulta dovuta quest'ultima. È facoltà di ogni singolo comune istituirla stabilendo nell'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai comuni la facoltà di introdurre una soglia di esenzione del tributo in presenza di specifici requisiti reddituali. In tal caso l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite. I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra di loro. Manca l'ultima eventualità, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi, del caso e del nostro caso.
L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha deciso fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno in cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata da Ponte a credito complessivo determinato ai fini del pagamento degli oneri deducibili. Sempre nell'anno 2016 e per l'anno 2017 il comune non poteva stabilire aumenti dell'addizionale comunale di IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015. Ancora una volta la legge di bilancio aveva quindi mantenuto ferme le aliquote. Oggi invece la legge di bilancio ci permette di poterle eventualmente alzare. Tuttavia la scelta che l'amministrazione ha fatto è quella di mantenere le aliquote invariate anche per l'anno 2019. Ci sono interventi? Siamo favorevoli alla scelta di mantenere le aliquote. Allora possiamo passare al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 15 voti favorevoli e un astenuto approviamo il settimo punto all'ordine del giorno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con lo stesso numero approviamo l'immediata eseguibilità. Punto numero 8 all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità aree fabbricabili da destinare a residenza, attività produttive terziarie, cedibili in proprietà o diritto di superficie. La parola al sindaco. Questo è uno degli adempimenti, come sapete, che viene fatto, deve essere fatto prima dell'approvazione del bilancio per prevedere appunto le entrate e la legge appunto ci impone di provvedere, ci indica di provvedere prima della deliberazione di bilancio di verificare appunto la quantità e la qualità di aree fabbricate da destinare alla residenza e alle attività produttive che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, per cui appunto i comuni devono stabilire il prezzo della cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. In sostanza, per quello che riguarda il comune di Atessa, abbiamo individuato appunto la disponibilità di aree del piano di edilizia economica popolare e artigianale da poter destinare ed abbiamo mantenuto i valori precedentemente individuati già con numerose delibere che risalgono addirittura al 2007, 2009 e poi anche quella del 2016, 2018 e che è in sostanza pari a 45 euro a metro quadrato per le zone PEF e 15 euro a metro quadrato per le aree artigianali. Grazie sindaco, ci sono interventi? Consigliere Pellegrini. È vero che è una delibera che si tutti gli anni viene assunta per stabilire dei prezzi, però io credo che bisognerebbe adeguarla a livello di prezzi, perché vediamo tutti, e poi ne parleremo anche per l'altro punto all'ordine del giorno, io credo che questi prezzi siano ormai fuori mercato, quindi continuare a parlare di un terreno, almeno se si vuole raggiungere l'obiettivo e magari cercare di far sviluppare qualche intervento di un terreno con destinazione zona PEP a 45 euro al metro quadrato, quando i prezzi di mercato, di libero mercato, di zone di completamento forse non ci arrivano a questi prezzi, io penso che sia un mero esercizio di fantasia tenere questi prezzi. Quindi io ritengo che siano prezzi, ripeto, fuori mercato e che andrebbero aggiornati con una perizia dell'ufficio che rivaluti un po' queste situazioni, così come dove abbiamo dei terreni in zona artigianale che potrebbero anche dare delle possibilità di qualche insediamento, ma insomma
continuare a ragionare con prezzi stabiliti nell'epoca dell'antecrisi del settore immobiliare, mi sembra che, è vero, sono stati mantenuti per anni con la speranza che la crisi passasse e che si tornasse a qualche cosa, però purtroppo così non è. Il settore immobiliare è veramente ai minimi termini. Credo che il Comune, con, ripeto, specialmente con i terreni artigianali che ha a disposizione, potrebbe adottare una politica su questi prezzi molto più vantaggiosa per ovviamente far insediare qualche piccolo artigiano, se ci sta ancora qualcuno che ha voglia. Altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Possiamo. Il sindaco interviene. Sì, no, brevemente, solo per dire che naturalmente, per carità, si possono fare tutte le valutazioni, si può aggiornare, ma non penso che la ragione degli insediamenti è dovuta a questo costo, perché i costi appunto sono stati mantenuti per, come dire, anche evitare che ci fosse in qualche modo una, non dico una svalutazione, ma un deprezzamento anche delle aree pubbliche. Detto questo, valuteremo meglio, sta già valutando, per la verità, era già stato incaricato di farlo questa valutazione, se questo potrà agevolare vedremo, rivaluteremo, ma non penso che questo servirà, perché ci sono ben altre cose che attengono appunto agli investimenti, ai finanziamenti, alle possibilità appunto dei mercati, in una situazione in cui sostanzialmente l'economia è ferma e la crescita è zero, non sarà questa misura a poter favorire auspicabilmente le cose che chiede il consigliere Pellegrini. Comunque valuteremo e vedremo ancora meglio. Allora, possiamo passare al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti, approviamo l'ottavo punto all'ordine del giorno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con gli stessi voti approviamo anche l'immediata eseguibilità.